Una meridiana dedicata a Ida Lonati Frati è stata inaugurata nelle scorse ore a Cernobbio, al Giardino della Valle, situato a monte dell'albergo Villa d'Este. L'iniziativa è sostenuta dal Comune e dall'Associazione Il Giardino della Valle. La meridiana infatti è stata posta nell'orto tanto caro a Ida Lonati Frati, ai più nota come Nonna Pupa, scomparsa nel novembre del 2019, che trasformò quella striscia di terra a Cernobbio, dove in origine c'era una discarica tra rovi, sassi e rifiuti, in un giardino botanico. La meridiana, svelata durante l'inaugurazione, è opera dell'artista cernobbiese Erika Troyer, nota a livello internazionale per le sue realizzazioni con materiali di recupero su progetto di Cesare Bai, esperto di gnomonica e autore di libri sul tema. Un progetto nato anche grazie all'interessamento della nipote Giulia Frati, che si occupa di regia cinematografica nel Quebec, molto legata al Giardino della Valle e a Cernobbio, dove è nata e cresciuta con la nonna. La particolarità della meridiana consiste, viene spiegato in una nota, nell'indicare l'ora vera solare, che dipende dall'effettiva posizione del sole nel cielo, che poco ha a che fare con l'ora di un comune orologio. Un dato importante per chi voglia sentirsi partecipe dei cicli naturali, diversi da quelli della vita quotidiana. Una serie di linee indica le ore italiche, che erano quelle in uso fino alla fine del Settecento, il cui momento zero non è la mezzanotte ma l'istante del tramonto. Il dato era di grande utilità in una civiltà contadina. Infine è stata introdotta una linea particolare, un'iperbole che spicca, dedicata a Pupa, un tributo al suo operato.